Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Milano Fashion Lovers. Oggi parleremo di bellezza e non solo. Ma prima, la sigla! Eccoci, come sempre, ogni puntata sono circondato da belle donne, ma vorrei iniziare con lei, la mia compagna di viaggio, Sofia Inglese. Ciao Anthony. Buonasera, madame. Buonasera. Come siamo colorati oggi? Come sempre. Parlo dei tuoi occhi, tu lo sai, lo diciamo anche ai nostri telespettatori, visto che sei un po' timida, ormai passano le settimane, la nostra love story procede bene, possiamo dire anche che hai scelto già l'anello. Insomma, non è proprio così, Anthony. No, l'ho scelto. Già la produzione ha provveduto a darmi i primi 3 stipendi, quindi l'anello sarà quello che hai deciso tu. No, Anthony, mi dispiace. Io continuo a darti 2 di picche fino alla fine. Ho capito. Chiederò alla produzione allora gli stipendi di tutta l'edizione di Milano Fashion Lovers. Magari ci riuscirò. Bando alle ciance, presentiamo i nostri ospiti. Ma prima di iniziare a presentarli, la vedo seminuda, giusto? Che succede? Vedo, non vedo. Sì, è nuda praticamente. La nostra Katia Ferrante che mi guarda già e so che ne vedrò delle belle oggi in puntata, perché prima nei camerini, dovete sapere, a me mi piace raccontare un po' di aneddoti come la nostra love story, nei camerini non mi ha neanche salutato. Quando lei arriva spedita, ti frega il truccatore, vuol dire che oggi non me la lascia passare liscia, giusto? Esatto. Diciamolo già da vedo adesso, perché così già mi preparo psicologicamente. Bravo. E poi ci sarà anche un bonsoir in diretta, quindi stai molto attenta. Attenzione. Sai cos'è il bonsoir? Sì, lo vediamo. Stai molto attenta. Presentiamo le nostre ospiti. Prima ospite, Emilia Clementi. Eccola qua, grazie Emilia, la nostra ospite, make-up artist di numerose manifestazioni di moda e non solo, ma anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. E io posso vantare di essere uno dei suoi artisti che in numerose campagne pubblicitarie è stato truccato proprio da te. Ma oggi non parleremo soltanto di bellezza e di make-up, perché tu sei una web star. Parleremo anche di tutto questo che è stato un po' lo stravolgimento della tua vita. Tutto il mondo dello spettacolo ti conosce come make-up artist, ma ricordiamolo, tu un giorno, stanca della cosiddetta politica, sei andata a Montecitorio con un megafono e da lì milioni di visualizzazioni. Possiamo ricordare il primo video quante visualizzazioni ha ottenuto, Emilia? 1,5 milioni. Bene. Molto precisa, pacata. Anche tu mi stai preoccupando stasera. No, tranquilla. Sì, ma, mi sto solo riposando. Ma vogliamo presentare il nostro ospite che ci accompagnerà in questa avventura? Posso dirlo anch'io, che comunque sono stata la sua make-up artist, no? Sono stata la sua truccatrice per un bel po' di anni. Noi abbiamo girato insieme un cortometraggio, noi e gli altri, e poi praticamente l'ho seguita più di 3 anni a fare le trasferte con lei in Calabria e non solo, anche Bologna, e quindi accanto a me, come sempre. Lo sanno tutti perché vedono sempre il mio web, la mia pagina, il mio account, i miei 5 account, le mie 2 pagine con la meravigliosa Dany Mendez. Dany Mendez, già star di puntata, è qua con noi. Che bella presentazione. Non potevamo parlare di bellezza ed accoglierti con la presentazione di Emilia e del piccolo Ecco, Toby. Diciamo che noi siamo star, ma la vera star è Toby, diciamolo. Comunque grazie Toby della presentazione, grazie dell'invito. E grazie Anthony per questa possibilità di fare 2 chiacchiere un po' a 360 gradi. Grazie anche a te. Ogni settimana, sai, Milano Fashion Lovers accoglie delle big che vengono un po' durante la puntata accompagnate dalle esperte. In questo caso Emilia è l'esperta per quanto riguarda la parte della bellezza, del make-up artist, ma anche di influencer, perché parleremo anche di questo. Sì. Ma non saranno sole, saranno accompagnate da un'altra illustre ospite. Prego, presentala. Giornalista e scrittrice Elena Pagani. Elena Pagani, buonasera. Buonasera.
E di consueto, proprio a Milano Fashion Lovers, giusto per non farci mancare nulla, c'è anche la parte dedicata al giornalismo, perché siete voi in realtà con la vostra comunicazione, a volte bella e a volte anche un po' dura, a svelare un po' quella che è la realtà. Esatto, non soltanto, siamo un po' in questo momento anche gli alter ego delle influencer, io lo dico sempre, c'è qualcosa che ci accomuna e qualcosa che ci divide nettamente, quindi sono belli questi mondi che si incontrano, è sempre il mondo dell'informazione e della comunicazione in grande evoluzione ed è bello poterne parlare insieme a voi. Ecco, anche lei con questa parola alter ego mi ha un po' preoccupato, non lo so, stasera ho lo sguardo di tutte queste bellissime donne in studio che mi guardano così, non so se mi vogliono trattare male, non so cosa. Minacciato. Stai a te, guarda, poi ce l'hai tutte. Sei minacciata. Rossa, morettona, bronzatissima e biondissima. Guarda. Attenzione, attenzione. Attenzione. Con la rossa, con la mora, con la bionda e con le altre due bellezze di Milano Fashion Lovers, lanciamo insieme la prima clip. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Così recitava un antico proverbio. E oggi questa frase sembra essere più attuale che mai. Nell'epoca in cui viviamo, sono i difetti e le diversità ad essere apprezzati come simbolo di particolarità e di forte personalità. Ne è un esempio la modella Winnie Harlow, affetta da vitiligine, che proprio grazie alla sua diversità ha calcato le passerelle più prestigiose del mondo. Anche le nostre miss incarnano modelli di positività. Molto apprezzata è stata la partecipazione di Chiara Bordi, prima Miss con una protesi, e di Rossella Fiorani, nata senza falangi alle mani e ai piedi. Perché omologarsi e seguire uno stereotipo di bellezza se l'anticonvenzionalità non è mai stata così bella? Ma quante bellezze originali, soprattutto le vere bellezze che sono entrate nel cuore degli italiani in questi anni. Con la nostra ospite e con le nostre opinion leader oggi sicuramente avremo modo di parlare anche di questo aspetto. Ma prima ricordiamolo, anche voi da casa potete interagire con noi scrivendo a milanofashionlovers@gmail.com. Bene, allora scrivete. Sofia, tu puoi andare nella tua postazione e raccogliere man mano i messaggi da casa. Almeno voi siate buone. I concorsi di bellezza, Danny. Tu, una modella. A me me lo chiedi. Una modella che... Quando mai? Io ho fatto concorsi di bellezza. Ma no, ma non sia mai. Poi Miss Italia, ma no. Miss Universo, ma no! Quando ero piccolina, la pagellina delle spose, ma no! Ebbene sì, ho fatto questo. Ecco, io non voglio farti le solite domande di rito che un po' tutti quanti i miei colleghi ti hanno fatto. Io voglio chiederti semplicemente una cosa. Che cosa ti ricordi di queste esperienze? Che cosa ti porti nel cuore? Beh, io mi porterò nel cuore tutto, nel bene e nel male, perché mi ha fatto sì... Mi ha fatto sì diventare la donna che sono oggi, quindi il concorso mi ha fatto molto bene e ancora promuovo i concorsi di bellezza, perché comunque la bellezza è cambiata per fortuna, sia l'evoluzione proprio della bellezza, non solo grazie alla mia vincita, ma ho visto anche successivamente nei concorsi si sono, diciamo, hanno visto un po' la realtà di quello che è la donna oggi. Tu hai usato la parola originale, non è originale, bisogna tenere molto presente che la bellezza è anche quella tipologia di donne che possono e devono avere delle possibilità di partecipare a un concorso. Quindi io questa cosa. Le definisco originali nel senso che per me sono tutte uniche come bellezze. Le bellezze non sono stereotipate, ormai abbiamo tanti modi di definire la bellezza. Proprio per questo vorrei chiedere anche un parere alla nostra Emilia, che oggi qui non soltanto ha un duplice ruolo sia di make-up artist ma anche di influencer e di web star. Quanto è cambiato oggi tutto il sistema che è un po' il fulcro centrale che riguarda i concorsi di bellezza? Ricordiamolo, tu per tanti anni hai fatto moda sotto le stelle, no? E ha fatto anche la Miss, diciamolo. No, quello ancora in questi no. Anni vediamo. Però è che vero, voglio non gli mancherebbe niente, amica. Guarda, io voglio ricordare un aneddoto che insomma è da lì che ho iniziato questo percorso di truccatrice. Ero a Sanremo perché lavoravo lì nel 1996
ed ero ragazzina. Allora mio padre mi ha mandato, cioè la mia famiglia, da mia sorella che abita a Ventimiglia, e quindi periodicamente, cioè i periodi estivi, il periodo estivo ho fatto uno stage a Sanremo in una beauty come truccatrice, e ho conosciuto Gianni Versace, che stava presentando la sua linea, la prima cipria da uomo. E mi sono innamorata di lui e del suo mondo, che in quel momento rappresentavano i trucchi della Versace. E quindi c'era lui, c'era Donatella, Sanremo, c'erano tutti. E mi sono affascinata di questo mondo, che finalmente nel 1996 hanno iniziato con il trucco uomo, che non si usava, perché l'uomo ai tempi non doveva fare le sopracciglia, era uomo, maschio, puzzava, parliamoci chiaro. Adesso è tutto cambiato. Niente, tutto a posto. Cioè nel senso che... Sì, si dice, cioè, modo di dire che il maschio doveva puzzare. Quindi però Emilia erano tempi in cui c'era anche forse un po' più di verità. Ma nel corso degli anni, tu che hai fatto tanti concorsi di bellezza e tante anche sfilate di moda, è tutto cambiato. Tutto. La mia domanda è anche un po' pertinente, proprio perché tu sei tanto seguita nel mondo del web. Perché dico la verità. Oggi spesso i concorsi di bellezza, no? Ricordiamolo, vengono vinti proprio perché tante ragazze sono già note prima di calcare quella famosa passerella. Bravissimo, a raccomandazione. Cioè sono anche note soprattutto per il web. Si fanno raccomandazione, no, tu, io non sto parlando di te. Lista proprio raccomandazione. Sei stata Miss Italia nel 1996, non sei stata Miss Italia nel 2000, quindi i tempi sono cambiati. Allora, se dobbiamo parlare, io ero truccatrice sia nell'Ariston che in varie sfilate per meritocrazia e anche per conoscenza, che sapevano che già io ero quella che andava in giro a fare gli eventi, ed ero anch'io un eventista, perché volevo lavorare, e quindi per lavorare dovevo creare anche l'evento. E adesso non è così, adesso io conosco te, tu mi raccomandi e quindi io vado avanti. È sempre anche stato così anche ai tempi nostri, ma era meno, c'era più meritocrazia. Adesso è cambiato perché danno i concorsi alle agenzie, danno i concorsi soprattutto a chi ha un marchio, quindi dei marchi importanti, e fanno lavorare sia quelli interni Rai, interni Mediaset, chi dà il marchio, che dà lo sponsor. Però quindi lavorano attraverso lo sponsor. Però oggi è tutto un po' cambiato, anche la comunicazione spesso parla di questi fenomeni. Queste modelle che sono anche un po', se così vogliamo definirle, originali proprio nel loro genere, spesso ritroviamo anche prima delle storie difficili rispetto a quella che è la bellezza, che viene poi considerata nel vero concorso. E infatti volevo dire questa cosa, io non essendo alta, essendo, io lo dico, per un centimetro non sono 1,60 m, la verità. Ero a Ninfegea, ai tempi si chiamava Ninfegea questa discoteca, dopo che abbiamo truccato i modelli e le modelle di Versace, la sera vengo premiata, c'ho ancora le foto e sono ancora esposta in quella discoteca pur avendo cambiato sempre gestione, ho vinto il primo premio come bellezza estiva, perché mi rappresentavano la piccola Marilyn Monroe. Io sono stata esposta a Ninfegea più di 3 mesi in quella discoteca come prima bellezza del corso estivo, ed ero 1,59 m. Versace mi disse: mettiti questa longhetta, questo toppino e sfila perché sei la mia musa. E io da lì ho percorso questa strada, poi sono andata al Jim Mitz a Monte Carlo, e da lì è nata tutta la mia vera carriera, perché mia sorella Ale, conoscendo le modelle francesi, che comunque erano, lei lavorava anche in Francia, mi ha inserita in questo mondo. È stato sempre attraverso mia sorella, attraverso persone. La meritocrazia, la meritocrazia è stato che io ho rubato il mestiere ai miei maestri. Io ho rubato perché c'avevo l'arte nata. L'allievo. O ce l'hai o non ce l'hai. Io ho rubato l'arte, io ho visto come già prendevano i pennelli, e io sono un'artista nata perché la mia arte è nata in quel momento. E tutti mi hanno detto: voglio essere truccata da te, voglio essere truccata da te in Francia, a Sanremo, a Ventimiglia, a Bordighera, poi sono andata a Firenze, poi sono andata a Roma, sono rimasta a Roma, poi da Agrigento con Donna Sotto le Stelle. Insomma, tanti stilisti, tante persone mi chiamavano proprio perché io rappresentavo l'originalità. Tutti che truccavano in un modo, diciamo, troppo marcato, io facevo le sobrie. Però facevo adesso sobrie, una domanda che non ho capito: l'attinenza tra 1,59 m e la bravura di
No, è così, toccare. Perché non essendo alta non puoi fare la modella. La bellezza. Però la bellezza, non puoi sfilare non essendo alta. Ma se tu devi truccare, devi fare bella agli altri, non devi. Allora, forse ho capito. Hai capito male. Ah. Lui ha detto, lei mi ha fatto un complimento, Danny, ha detto non gli manca niente per sfilare. E io gli ho detto, Danny, amore, mi manca perché mi manca l'altezza. Io, è vero che con i tacchi arrivo a 65-67. Ah, ricordatevi, però, l'altezza inizia da qua, da in qua. Su. Però io alto. Oggi siamo iniziati con questi sguardi tutti contro di me, che sono l'unico uomo quasi ogni puntata che sei fa parte di questa conduzione. Però qua mi sa che fra donne iniziamo a vedere un po' fuori il peperino. E Emilia non la manda a dire, perché diciamolo, tu col tuo coraggio sei diventata proporzionata. Però tu col tuo coraggio, un'artista. Partendo da qua, partendo come da dice qua, Demi, sei diventata una web star. Ecco, un'altra cosa che voglio dire adesso che ho questa possibilità, che sono in TV, voglio dirlo. Allora, la persona in sé per sé non viene qualificata per avere dei titoli di studio, perché se questo devo io presentare, posso dire che lì al governo non abbiamo scienziati, ciò per cui avendo un diploma di perito commerciale, sono specializzata professionista estetista, sono una truccatrice make-up artist da 20 anni nel mondo dello spettacolo sul campo. E posso dire che sono stata anche molte volte premiata e sono anche naturopata, oltre ad essere una professionista di discipline orientale. Tutto perché io ho avuto un centro benessere grande, sono un'imprenditrice. Dopo questo centro benessere grande che mi è stato tolto, e Danny lo sa perché sì, ho avuto una storia, che lì sono diventata anche famosa. Perché famosa sul web? Perché ho raccontato me stessa. E allora l'intelligenza dove viene? Da qui. È dal cuore. Ciò che noi siamo, non c'è. Einstein lo dice sempre: l'intelligenza non si misura, il quoziente di intelligenza non si misura, non c'è un quindi diciamolo, la bellezza deve partire proprio dal cuore, parte proprio dal da lì cuore, e regala delle cuore, grandi emozioni. Proprio il giornalismo spesso ha lanciato delle aspiranti delle modelle che poi donne. Hanno vinto anche dei concorsi di bellezza, a volte anche per delle difficoltà. Assolutamente, la bellezza anticonvenzionale fa notizia, lo sappiamo tutti e lo vediamo quotidianamente. Quello che diceva lei del fatto dell'essere piccoli, ad esempio ci sono donne piccole, mi viene in mente Vanessa Paradis, l'ex moglie di Johnny Depp, bellissime, che sono state e sono delle muse di grandissimi stilisti come ad esempio Chanel, Karl Lagerfeld era, possiamo parlare adesso che purtroppo è venuto a mancare, un grandissimo estimatore di questa donna, di questa bellissima donna e di tante altre. Quindi la bellezza secondo me non è soltanto una questione, un fattore estetico. È importante, saremmo bugiardi se dovessimo dire il contrario, se facessimo passare questa informazione, però è anche come tu ti poni, come tu ti sai porre e quello che vuoi trasmettere agli altri. E oggi molto sappiamo importante. Che il mezzo del web Bravissimo. Ti fa entrare molto direttamente importante. A contatto col pubblico. Io sono però stata invece, parlando di stilisti, mi ricordo che lui amava proprio le bellezze esotiche, il grandissimo Gianfranco Ferré, mi ricordo questa sfilata a Piazza Navona, veramente. Ogni stilista ha delle proprie muse, quindi esatto. È bello proprio la bellezza anticonvenzionale. Sono d'accordo, che è molto, molto, molto importante. Lo stilista sceglie. Scusami. Prego. Lo stilista sì. Sceglie la diversità tante volte, giusto? Sceglie il non convenzionale, il particolare e lo esalta. È proprio questa la capacità di far diventare ancora più bella una donna. Ma lo esalta anche ultimamente, cioè almeno io ai miei tempi mi ricordo benissimo Gianfranco Ferré, e in quel momento nessuno mi voleva vestire. Ho detto no. Ti vestiamo prima di tutto perché hai un messaggio da dire, perché bisogna stare attenti a proporre una bellezza che mi sfila e mi fa solo immagine, devi anche portare un messaggio in quello che poni, cioè, no? Pochi stilisti fanno questa cosa qua. Sì, pochi, ultimamente forse, pochi. Ma i vecchi della vecchia generazione, almeno mi ricordo, lo facevano, mi ricordo benissimo, cioè, che il signor Gianfranco Ferré, che mi ha scelta, sono felice di questo, ma anche per esempio Dolce Gabbana fa a volte questo tipo di questo gioco. Quindi è molto importante abbinare la bellezza col messaggio che può dare in quel momento la modella o l'altezza. La moda stessa. E cosa a proposito veicola? Di messaggi, sentiamo un po' che cosa dicono da casa. Prego Sofia. Cosa spinge una persona anticonvenzionale a esporsi diventando soggetta a critiche? Gloria da Tindari. Beh.
io penso a Bebe Vio, scusatemi, a queste bellezze che hanno anche subito, diciamo, per sfortuna, per altre invece anche per incidenti, e sono diventate loro stesse delle muse. Va oltre quindi il discorso puramente della bellezza estetica, come accennavo prima, diventa una bellezza di forza, di coraggio, di trasmettere dei valori attraverso ovviamente quello che sei e quello che rappresenti, quindi le persone che ti vedono, soprattutto oggi con l'uso, scusatemi, dei social, quanto è importante come appariamo. È fondamentale, diciamo la verità. È vero, io mi hanno visto in tutti i modi. Mi hanno visto la mattina sveglia, appena sveglia, e quindi in pigiama, neanche mi sono lavata il viso, cioè proprio arrivo e faccio il video. Mi hanno vista e io così ho fatto 1,5 milioni di visualizzazioni, me stessa, cioè perché proprio avevo una vestaglietta addosso del 15-18, quindi per dirti, mi hanno visto anche glamour, mi hanno visto raffinata, mi hanno visto a Montecitorio sguaiata, a dare, cioè a gridare per i miei diritti. Quello che si faceva negli anni 70, che non si fa più. Ormai è un popolo, lo possiamo dire. Lo posso dire? No, non lo possiamo dire. Sentiamo il nostro popolo che cosa continua a dire attraverso i messaggi. Scrivete, scrivete. Prego, Sofia. Ci sono persone affascinate dal diverso, feticisti o persone dalla mentalità aperta? Piero. Oddio, qua dipende cos'è il diverso, dovremmo definire il diverso. È talmente ampia, io che mi occupo di comunicazione, la parola diverso che è difficile dare una risposta a Piero. Dovrebbe fortuna, definircelo. Perché quella è l'originalità, se no ti immagini che mondo sarebbe. No, prego. Sorvolerei la domanda. Bravissima. Sorvoliamo. Io concordo. Sorvoliamo. Prego. Come ci si difende dagli attacchi degli haters quando vengono insultati aspetti molto intimi o personali? Anna da Chiari. E qua Emilia ne sa qualcosa, ma prima di dare la risposta abbiamo, giusto con questa domanda che ci pongono da casa, una clip proprio su questo. Gli influencer, clip. Seguite, cliccate, ammirate e invidiate. Le vite e le voci delle influencer oggi fanno più rumore che mai. Giovani, belle e spesso con un cognome importante alle spalle. È il caso di Hailey Baldwin e Kylie Jenner, due giovani donne che hanno fatto della loro passione una fonte inesauribile di reddito. Ma anche l'Italia non è da meno. Grande successo per la bella Gilda Ambrosio, fondatrice del marchio Attico e socialite molto apprezzata. Menzione d'onore per Chiara Ferragni, mamma, moglie e imprenditrice digitale di successo, definita da Forbes l'influencer più importante del mondo. Molto apprezzata anche Chiara Biasi, che con la sua semplicità ha stregato i cuori degli italiani. Ad oggi sono loro le regine indiscusse dei social e del fashion system. Ma non è tutto oro ciò che luccica, ci assicurano. Milioni di visualizzazioni, milioni di messaggi, ma anche milioni di critiche, possiamo dirlo. Emilia, tu spesso ne hai pagato anche le spese. Tante persone ti sono state vicine per le tue battaglie, ricordiamolo anche. C'è stato un video non di 1,5 milioni di visualizzazioni, ma di 8 milioni di visualizzazioni. In due ore. Però tante persone, ahimè, criticano, forse lo fanno un po' per troppo invidia, vorrebbero essere al tuo posto, oppure perché hanno delle visioni totalmente diverse. Allora, è diverso il sistema, nel senso che io ero a Montecitorio, non sapevo in quel momento. In quel momento ero io e basta, ero io col mio megafono a chiedere i miei diritti per la pensione aggiuntiva. Ricordiamolo, sempre con Toby. Sempre con Toby. E c'era la polizia che mi diceva o va dall'altra parte o l'arrestiamo. Dicevo io rimango qui, se sei capace arrestami. E quindi questa cosa poi ho iniziato ad andare in giro. Poi io lì, adesso ne colgo anche l'occasione, ho parlato dei terremotati. Nel silenzio più assoluto io ho parlato dei terremotati perché sono stati abbandonati e quindi oltre che questi signori hanno la pensione aggiuntiva che ancora non gli è stata, come dicono, abbiamo tolto i vitalizi, non è vero niente perché li hanno soltanto diminuiti e oltretutto hanno sempre questa pensione aggiuntiva che per me è veramente assurdo. Che un parlamentare però, debba avere una pensione aggiuntiva entrando, di mille. Però scusa, Emilia, non entrando in merito alla politica. No, voglio dire in generale che cosa è successo.
siccome io sono stata un anno e mezzo disoccupata, un anno e mezzo a Montecitorio, e quindi le persone mi amavano perché mi vedevano a Montecitorio, andavo a Ventimiglia per gli immigrati perché avevo un gruzzoletto da parte che avevo chiuso questa società, mi avevano dato questo gruzzoletto e l'ho usato per andare a Ventimiglia con gli immigrati ed è venuta a Stice la notizia perché ho fatto un casino perché si è visto e quindi la gente lì non sapeva io se in quel momento ero già schierata con un partito, con un movimento o ero da sola, solo per fare, come dici tu, la blogger. Ecco, io ho avuto anche minacce, non solo ho avuto diffamazioni, etersi con odio, ho avuto anche minacce, ho dovuto chiudere la pagina e oltretutto io avevo oltre 300.000 visualizzazioni e 300.000 like, hanno comprato, perché si comprano anche, i like per toglierti i like. Quindi a me mi hanno tolto anche like, da 300.000 like io mi sono ritrovata con 100.000, ho detto no, allora hanno tolto il like, invece poi arrivavano le notifiche che questi signori si compravano i like che le persone mettevano nella mia pagina e mi hanno censurata, mi hanno praticamente bloccato più volte la pagina, fino a 2 settimane fa mi hanno bloccato la pagina e ogni volta che Facebook blocca la pagina non ti dà le visualizzazioni vere per come sono, quindi anche Facebook è cambiato, anche Instagram è cambiato, perché tutto ha anche uno scopo di lucro. Quindi io devo essere sincera, gli haters ci sono perché vengono pagati anche da varie agenzie, queste agenzie sono anche della politica, lo dico chiaramente. E scusami, quindi Emilia, posso farti una domanda? Sì. Ma tu per quale scopo invece lavori social? Non per è per stessa. Lavorare? Io no, io non guadagno, io per me stessa, io non guadagno. Ah, ok, quindi tu fai 300 milioni di visualizzazioni per hobby. Anzi, ne colgo l'occasione per dire che mando parrucche, adesso tutti si mettono parrucche, abbiamo visto anche Grande Fratello. Io sono 5 anni che indosso parrucche la sera, di giorno, e li mando alle persone che non si possono permettere di comprare parrucche, a differenza di chi fa show. Capito? E quindi questa cosa è una cosa che mi rattrista, quando una persona si mette la parrucca per fare show, quando invece c'è gente che non si può permettere di comprare la parrucca e prendono spunto dalla mia pagina senza dirti neanche grazie, capito? Anzi dicono, io a quella persona manco la conosco, però parlano tra amiche, che poi ci parliamo, e dicono, ah, sai Emilia, quella persona mi ha detto che si è messa la parrucca perché gli piaceva quel tuo video, quelle tue cose. Queste cose io ne ho sofferto tantissimo, però ricordo sempre una cosa, l'originalità è perché viene sempre dal cuore, quindi possono fare copia e incolla, ma chi è originale rimane originale. Chiedo scusa perché è un discorso veramente interessante, però questo meccanismo perverso, possiamo dirlo, dei follower comprati, dei like, addirittura dei dislike, possiamo dire in questo certo, caso. Certo, ci sono, esistono. Ci sono, è verissimo, però quando un personaggio diventa pubblico sui social è come se firmasse un consenso tacito, nel senso che sappiamo tutti cosa sta dietro questo mondo. Non è, secondo me, una grande sorpresa, non mi sorprende sentire questa cosa. Ma io ai detrattori manco gli rispondo più, ai detrattori. Certo, ma io dalla mia piccola esperienza, ecco. Oddio, bisogna anche capire quali argomenti si tratta, magari lei va a trattare magari degli argomenti un po' più articolati, poi quando si va sempre sui temi un po' caldi, politici, sono sempre un po', no? Tutti con le orecchie alzate. E devo dire la verità che a me, diciamo, gli haters sono gentili, ma li ho scoperti ultimamente, ecco. Recentemente, ho sempre avuto le persone che sono stati sempre carini con me, non so se è positivo o negativo. Ma Dani Mendez, nel privato, risponde direttamente ai suoi fan attraverso le pagine, oppure anche tu ti avvali di professionisti? Io ho la terapia della yoga influencer, perché proprio è importante, io non mi faccio io rispondo, però non vado a leggere tutti i messaggi, perché se no diventi succube di questi messaggi e ti ammali. E secondo me, io dico sempre, la nuova malattia che ci sarà è la guarire dai messaggi, dai haters, quindi ci sarà nuove forme di depressione. Nuove forme di depressione e soprattutto nuovi dottori che dovranno curare, secondo me, questo tipo di malattia, secondo me. Perché se tu ti leggi tutti i messaggi di tutte le persone che ti dicono veramente cattiveri, di tutti i colori, per forza, quindi non diventare influencer, ma soprattutto depurarsi
da tutti questi commenti un po' negativi. Infatti, che devo dire che... infatti Danny, tu ti sei depurata, io mi sono intossicata con Mario Adinolfi per te. Mario Adinolfi. E lo pubblico perché io ci ho fatto un video che sono arrivata quasi a 30.000 visualizzazioni per difenderti. Perché io e Mario Adinolfi gli ho fatto un video quando eravamo a Montecitorio, eravamo lì, gli ho fatto un video, un'intervista. E praticamente l'ho sempre valutato come un uomo di famiglia, un uomo di valore, un uomo di spessore. Poi alla fine mi va a mettere una frase su Danny Mendez, cioè sì, come se una cosa che c'era questo Mahmood che ha vinto il premio a Sanremo, un ragazzo sempliciotto, ha vinto proprio perché è stato premiato dalla giuria, ma non da casa, dalle persone che l'hanno votato, perché ho votato anche Stiamo toccando un tasto, io starei attentissima. Di che cosa? Un ragazzo che canta, bellissima voce, ma a me la sua canzone non piace, ma non per questo lo devo, scusami, non per questo lo devo attaccare dicendo che non meritava il premio né lui né Danny Mendez perché non sono del tutto italiani. Insomma, allora, c'è sempre una continua battaglia, ma c'è anche tanta determinazione da queste persone. Mi sembra di capire che Emilia, come tante altre influencer e web star, hanno veramente il coraggio da vendere. Allora, il mio coraggio è stato che gli ho detto a Mario Adinolfi pubblicamente e glielo ribadisco. Aspetta, scusami, lo so io. Fituso. Ecco, diglielo. Fituso. In siciliano. Fituso. Fituso. Gli ho detto fituso perché non puoi predicare bene e razzolare male e mettere odio e razzismo su una frase che è veramente triste come la sua vita, come è triste lui. Star, guarda ormai. Lasciamo stare. Ricordiamo alle persone da casa il nostro indirizzo se vogliono iscrivervi, insomma, in merito a queste discussioni. Oggi si discute. È fituso. Prego. Milano Fashion Lovers, @gmail.com. Postazione, leggiamo i messaggi che voi da casa ci mandate ogni settimana, ma che cosa dicono in merito a tutto quello che ruota oggi nel linguaggio moderno? Il web, i social, il mondo dell'etere. Sentiamo un po'. Se vogliono davvero influenzare, perché mostrare solo gli aspetti positivi e non quelli negativi che potrebbero essere d'aiuto? Alice da Campobasso. La nostra Emilia infatti ci fa vedere un qualcosa di anche di negativo, giusto? Mi sembra di capire. Sì. Cioè non fai vedere l'orologio bello, il viaggio bello, vedere la sponsorizzazione. Io l'unica cosa che faccio vedere è la realtà, che quando non posso pagare una bolletta me ne vado a Montecitorio. Quando io non posso che guardo il frigo e dico è vuoto il frigo pur avendo lavorato per pagare le tasse e sono una cittadina comune come tutti gli altri, nel frattempo questi signori si fanno signori a spese nostre, sinceramente io col mio megafono me ne vado a Montecitorio a dirgliene quattro, a sfogarmi come cittadina comune. E non si direbbe, perché tutti quelli che mi hanno conosciuto nel mondo dello spettacolo mi hanno sempre detto ma come proprio tu, allora, che ti abbiamo conosciuto in un modo, devo dire la verità, sono stata sei ore di fermo anche di salute e di tutto, però come detto prima dipende che argomenti tratti, esatto. Leggiamo un altro messaggio, prego. Fabiana da Milano dice: quelli delle influencer sono soldi facili. Posso dare una risposta? Scusa, faccio un passettino indietro rispetto all'altra domanda. È bello che ci siano i social, secondo me, io sono sempre molto positiva, che diano anche questa immagine piacevole della vita, perché già il giornalismo si occupa sempre di sensazionalismo negativo. Ragazzi, quando accendiamo un telegiornale, non so voi, ma a me viene l'angoscia, e sono giornalista, quindi è un po' un controsenso. Quando uno guarda su una bacheca Instagram ha voglia anche di vedere il lato bello, il lato positivo della vita, e grazie al cielo ci sono moltissimi influencer che ci mostrano una parte di favola, io la chiamo la favola 2.0. Avete parlato prima di Chiara Ferragni, che secondo me in questo mondo è veramente la capostipite, no? È pionieristico quello che ha fatto, e lei è la Cenerentola 2.0, non sono ovviamente soltanto io a dirlo. Io le ho... Però posso dire una cosa, è anche la domanda che diceva, c'è questo racconto di favola, però si insegna anche un messaggio di guadagno di soldi facili, perché non è che mandiamo un messaggio tanto positivo. No, cioè
questa cosa, i soldi facili, è non molto è immediata, cioè il giovane d'oggi è vero che c'è questa possibilità di comunicare, di rendere la favola, però non mi ricordo, almeno io mi ricordo che ho fatto certe gavette, ecco, no, sul campo, e quindi era tutto molto più sudato, hai ragione. E quindi questa è un'arma a doppio taglio, io non condivido questo fatto. Però è anche vero che si guadagnano i soldi così è facilmente. Vero che quando diventi, io quando sono diventata così, come la verità, famosa sul web, famosa anche perché stavo su tutti i TG come TG, perché giustamente tutti mi hanno chiamata, ti diamo questo, ti diamo quello, mi hanno chiamato tutti i partiti, anche il movimento. Però è stata la tua coerenza, non accettare niente e andare avanti con la tua battaglia. Leggiamo un altro messaggio. Cristina da Noto dice: cosa c'è di vero in quello che fanno vedere sui social le influencer? C'è qualcosa di vero e di spontaneo oppure è tutto organizzato? Ecco, qua entro in merito io, per il pubblico maschile. Mi dovete spiegare come fate a fare i video per Instagram facendovi la doccia. Ancora non l'ho capito. Io non sono quello che critica, perché accetto le sfide, ci ho provato. Non ci sono riuscito, ho fatto un disastro, ho rotto un cellulare, si è inondato. Io pure sulle challenger, quando esce ogni tanto escono le challenger, non l'ho mai fatta, ho provato una volta a farlo. È rischioso. Rischiosissimo, sono veramente, no, non Demi, so come fanno. Io Tu che sei così bella, questi scatti, vediamo, questi primi piani. I miei scatti, anzi, devo dire che mi devo un attimo modernizzare, perché i miei scatti sono più legati al pensiero, invece no, è tutta immagine, bisogna queste foto, è vero, immagino. Un po' elaborarle, però io sono anche per il messaggio, ogni tanto la citazione va fatta. Il messaggio, e proprio di questo ne parleremo adesso con te e con la nostra maestra della seduzione, Katia Ferrante. Ma prima vediamo la presentazione della nostra guest star di puntata, Danny Mendez. Occhi sognanti e sorriso smagliante, questi punti di forza della bellissima Danny Mendez, che con la sua semplicità ha incantato il pubblico italiano, che nel 1996 l'ha eletta Miss Italia. Prima e unica Miss di colore e di origine non italiana, nelle vene di Danny scorre sangue dominicano. Approdata in Italia all'età di 11 anni, muove i primi passi nel mondo della moda ancora adolescente. Dopo il successo di Miss Italia e il quarto posto a Miss Universo, la sua carriera come modella professionista prende il volo. A partire dagli anni 2000 inizia anche l'avventura nel mondo del cinema e della televisione. Di recente è stata protagonista del video musicale Nelle tue mani di Andrea Bocelli, insieme a John Travolta. Attrice, modella, ma anche moglie e mamma. Tutti i ruoli che all'affascinante Danny calzano a pennello. Ed eccoci tornati con la presentazione della nostra guest star di puntata, Danny Mendez, che in compagnia di due illustri ospiti abbiamo parlato di bellezza e non solo. Adesso con la nostra maestra della seduzione, Katia Ferrante, noi ti lasciamo vis-à-vis come ogni puntata per parlare un po' della tua vita artistica e non solo. E noi che facciamo? Andiamo e vediamo. Grazie. Allora, intanto benvenuta Danny. Grazie. Siamo felici di stare un po' con te, chiacchierare. Ti volevo grazie chiedere. La presentazione è molto bella. Sono stati molto grazie, bravi. Sì, veramente bravi. Ti volevamo chiedere se, visto che in questo periodo si parla molto di razzismo, se tu ti sei mai sentita in qualche maniera discriminata, visto che comunque sei una Miss di colore e sei l'unica ad aver avuto questo titolo di Miss Italia. Allora, io sono una Miss Italia, quindi Miss Italia sono stata votata dagli italiani. Brava, e sono ben felice di questo, perché è proprio il televoto dagli italiani. Magari non ho il nasino romano, ma io sono italiana. Hai le tue caratteristiche. Assolutamente, metà italiana, metà dominicana. E sì, le critiche ci sono state, bene, mi hanno fatto bene. Ma tu l'hai vissuta molto bene, senza... Benissimo, all'inizio forse non avevo la proprietà del linguaggio per difendermi. Eri anche molto giovane, avevi 18 anni. Quindi magari, devo dire, ringrazio sempre Enzo Minigliani, che ha avuto anche modo di comunicare anche con la stampa un po' le mie sensazioni, certo, le mie emozioni, perché non era facile. Ti sei sentita comunque appoggiata da queste persone? Appoggiata, poi attaccata, difesa e tante cose, un involucro che devo dire, io dico sempre, dare un pugno allo stomaco a una società è sempre una cosa positiva, nel bene e nel male, quindi io ringrazio soprattutto le persone che non mi hanno votato, perché hanno fatto sì che
che è bello avere. Sì, poi assolutamente. Cioè non necessariamente uno deve piacere, anzi ben venga, assolutamente. Un piacere. Vero. E sei diventata mamma a 38 anni. Sì. Come hai vissuto questa maternità? Molto, la desideravi tanto? Dicevi. Sì, è stata una maternità molto. Molto faticosa, non è stato semplice. Ma per conciliare il lavoro? No, per una serie di motivi che noi donne, insomma, sappiamo. E io non ne parlo quasi mai proprio perché io sono molto riservata come persona, però devo dire la fede mi ha aiutato molto, persone mi sono state vicine, oggi qui anche ospite wow. Emilia, che è una persona qui. È stata vicina in quel periodo e niente, la cosa più bella è che alla fine io ho creduto, ho superato quel periodo, tanta fede e ho questa splendida bambina, Nayara, wow. sì, Nayara, due anni e mezzo. Ma come riesci a conciliare, perché comunque qua si parla di, hai recitato con personaggi di un certo tipo, John Travolta, cioè come riesci il connubio donna, mamma, modella, attrice, di teatro, di cinema, cioè come fai a fare tutto questo capolavoro? Allora, io dico che se sono riuscite le nostre nonne in qualche maniera, può essere che noi che abbiamo delle agevolazioni a volte, non tutte le donne, anzi, certo. Però io quando posso sto vicino, mi occupo io della mia bambina, quindi riesco a, per fortuna, avere degli impegni che certo. Riesco a organizzarmi, a non lasciare mai la mia bimba da sola, però ho avuto anche la fortuna di lavorare con questi due grandi, e certo. Ci tengo a dirlo perché sono due film che devono uscire al cinema. Wow. Delle piccole soddisfazioni che me le sto riprendendo adesso, come si dice, no? Come si fa a diventare mamma a 38 anni? No, come si fa a fare qui? Sì, si fa e ci vuole tanta bisogna. Io mi chiamo la luciadora. Luciadora vuol dire combattere. Non mollare. Una guerriera, una amazzone mi chiamano ogni tanto, quindi mai mollare. Brava, ho notato che sei abbastanza determinata. Vedo che sei anche impegnatissima a teatro. Sì, ultimamente questa sono a teatro, bellissimo, anzi parlando no, quando si parla di teatro ultimamente, ecco, mi piacerebbe che il teatro fosse un po' più social, no? Parlando di ponti, no? Dei social, ultimamente si è accantonato, no? Quando si parla di cultura si è sempre un po' meno, sì. Mi piacerebbe, io cerco nel mio piccolo, adesso a teatro, anzi invito tutte le persone, sarò presente a Nola, Campania, Napoli, con questa commedia Amare con tutti i panni, che può essere. Amare con tutti i panni significa quando si ha tanti problemi, però che in Italia ultimamente ce ne sono uno, però si cercano anche di risolvere, però vuol dire anche amare con tutti i panni, amare le persone a 360 gradi. Noi qui a Milano Fashion Lovers si parla di amore, cosa vuol dire l'amore, grazie. Giusto? Allora, siamo quasi giunti al termine di questa puntata, io vorrei qua anche le nostre esperte che ci hanno accompagnato nella che nostra bello, puntata, trono, Black Trono. Per chiudere con un rito un po' particolare, chiuderemo oggi facendo cantare la nostra special guest, il nostro Toby, ci proviamo? Sì, anche perché insomma Toby è una star, Toby canta. Ah, certo, vediamo se chiudiamo così prima di lanciare la rubrica di chiusura col nostro Toby. Prego Emilia. Toby, cantiamo amore. Sei bellissima, la 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 la. E con la bellezza e con il contributo del nostro ospite speciale, degli animali, importantissima Toby, anche sempre col cuore. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati qua con noi in nostra compagnia. Voi da casa ricordatevi di scriverci ogni settimana su quello che ne pensate della moda, della bellezza e del web e non solo, e di tanto altro ancora. Noi ci vediamo la prossima settimana, ma prima, come sempre, vi lanciamo con i consigli
delle nostre carissime esperte. Ma in questa puntata partiamo con chi? Con il nostro grande maestro Paolo Pinna, e per voi, care donne a casa, vi lancerà dei consigli utili. Clip, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Oh my God! Grazie Anthony e buongiorno amiche e amici di Fashion Lovers. La rubrica Ma come ti trucchi sarà un po' una parentesi in cui spieghiamo i segreti di bellezza delle superstar. E io la voce fuori dal coro che proteggerà e aiuterà chi si sente snobbato dal mondo dell'industria della bellezza a ritrovare una bellezza originale. Il concetto è che faremo un incontro dividendo il trucco artistico da quello da giorno, perché anche le celebrità, finiti gli show e finiti gli spettacoli, tornano nella vita reale e quindi tradurremo quelli che sono questi super look con dei prodotti e dei concetti facili da ricreare a casa. Io nasco come effettista speciale per il cinema e quello che ho visto far diventare reale un pezzo che io ricreo per il mondo del cinema è il difetto. Quindi evviva l'imperfezione, evviva la simmetria, evviva il difetto. Vedremo oggi una delle nostre prime icone internazionali che è stata la regina di tutti i cambi look possibili. Diamo un grande e caloroso benvenuto a Madonna! Tutti i look che abbiamo visti sono stati creati da una mia carissima amica che è Gina Brooke, che è la makeup artist di Madonna da 12 anni, 13 anni. E quello che possiamo capire nei suoi look è che strizza un pochino gli occhi al mondo degli anni 50, il mondo in cui l'epoca in cui veniva celebrata la femminilità per eccellenza. Ci ricordiamo un'icona della cultura pop americana che è Marilyn Monroe, che ha sdoganato un po' il concetto della bambolina sexy, che intelligente però lo era davvero. E Madonna anche nei suoi cambi look da bionda mora rossa ha comunque sempre lasciato un accento su una cosa tipica di quel periodo, che hanno ricreato anche il mito delle pin-up, che sono le sopracciglia e queste labbra piene e rosse. Il volto di Madonna nel mondo del beauty si definisce come un volto allargato, che non c'entra mai con la silhouette del corpo, perché ci sono persone anche molto filiformi che hanno un volto largo. Mettendo questi accenti orizzontali sulle sopracciglia, quindi delle sopracciglia ben definite ad ale di gabbiano, sulla linea dell'eyeliner nera che qui vedete ricreate accentuate con delle ciglia finte, quindi che accentuano il movimento della palpebra, e le labbra rosse. Se ci fate caso, questi accenti orizzontali non fanno altro che allargare ancora di più quello che è il volto di Madonna. Questa tecnica riesce a rendere il volto più armonico, perché normalmente tutti noi siamo abituati a concepire i visi allungati come qualcosa di più cerebrale, e invece quello che ricrea questo effetto un po' da bambola, questo volto ovale, è una femminilità, una sensualità che piace molto agli uomini, piace molto alle donne e fa diventare nell'immaginario di tutti una figura molto sexy. Il look di Madonna è facile da ricreare anche a casa. Per chi vuole una definizione perfetta delle sopracciglia, ci sono delle tecnologie moderne di ultima generazione, che è la microdermopigmentazione. Quindi anche chi magari ha fatto qualche danno con la pinzettina lasciando dei buchini, da oggi i nuovi pigmenti non virano nel colore, quindi hanno una resa naturale, durano all'incirca 2 anni e hanno veramente una resa grafica perfetta. E basta affidarsi a un tecnico esperto in questa nuova tecnologia per andare a uniformare la forma delle sopracciglia. Se invece volete fare da voi, ci sono delle matite per sopracciglia che sono meno grasse rispetto alla matita del contorno occhi, che ricreano esattamente la zona d'ombra imitando quello che è il pelo delle sopracciglia, quindi un effetto molto naturale. L'eyeliner diciamo che è una delle cose più difficili da fare, perché è una cosa che spaventa sempre un po' tutte, perché dicono no, preferisco mettere la matita, l'eyeliner non lo so.
Non ci vuole una laurea in ingegneria spaziale, se vi esercitate un 20-30 volte l'eyeliner sarete in grado di metterlo anche voi. Per le prime volte vi consiglio di utilizzare gli ink liner, che sono, a differenza dell'applicatore a pelo un pochino più difficili da mettere, sono quelli con il feltrino, sono tipo dei pennarelli. Avendo un'aderenza un pochino più rigida nella scrittura vi aiutano nel creare delle linee più uniformi. Se oltrepassate la linea dell'occhio, come si vede in questa immagine, non farete altro che allungare quello che è l'effetto dello smoky, quindi questo effetto di un occhio un po' più languido, che ha proprio lanciato negli anni 50 Marilyn Monroe. E addirittura, se ci fate caso andando a rivedere, quindi impegnatevi per la prossima puntata, la linea d'eyeliner di Marilyn Monroe era addirittura una V rovesciata, che è l'imitazione del movimento che l'occhio fa quando è sublime, quando è sensuale, ricreando poi un accento su quelle che sono le zone delle labbra con il rosso. E ci sono tantissime, infatti dopo vedremo anche delle domande che mi scrivono da casa, donne che dicono: caspita, il rosso mi piace perché accende la pelle, accende il colore degli occhi, accende i capelli. Quando siete stanche, ammazzate, un puntino di rosso è quello che rinfresca proprio il viso. Riuscendo a trovare la punta di rosso perfetto, in commercio ce ne sono tantissimi, più celebri sono quelli della Maison Chanel, della Maison Yves Saint Laurent, che sono dei rouge couture con una punta di blu che accende il sorriso sbiancandoli. Riuscirete a trovare il vostro rosso, quello che vi fa sentire a proprio agio. Se preferite un rosso corallo, un rosso che vira più verso il blu, trovate la vostra tonalità di rosso, ma ricordatevi che non esiste un colore volgare, ma solo persone volgari. Quindi se siete delle belle persone, sorridenti ed eleganti, portate il vostro rosso con forza ed energia. Vediamo adesso in chiusura quelle che sono le domande che mi avete mandato da casa via mail. E una riguarda proprio il rossetto rosso. E Carla da Roma mi dice: ma Paolo, scusami, secondo te è volgare il rossetto rosso o comunque scuro se indossato durante il giorno per andare al lavoro? No, perché i colori nel beauty, nel make-up, sono come gli accessori nella moda, e quindi è come avere una super borsa, una scarpa molto particolare. Sono quelle cose che danno un po' grinta al look. Potete essere vestiti anche molto basic, con un tubino nero, un pantalone, una giacca, ma il colore sul viso è quello che accende proprio la personalità. E poi abbiamo Roberta da Como che dice: come scegliere il fondotinta del colore giusto se lo si sta acquistando online? Siamo nell'era del make-up inclusivo, che è quel tipo di make-up che presenta 120 referenze di colore. Se vi sentite a disagio rispetto a questa nuova tendenza, siete in ottima compagnia, perché io, che sono make-up artist, ogni volta che vedo 150 referenze di colore mi faccio il segno della croce. È difficile scegliere il colore quando le tonalità sono tanto, ma c'è una furbizia. Le tecnologie di ultima generazione con una distribuzione di colore granulometrica si adattano al sottotono della pelle, quindi preferite, quando dovete comprare un prodotto online, una gamma di colori che non sia più grande delle 5 nuance, perché siete sicure che quel pigmento si adotterà. Scegliendo, se siete cadaveri, che un po' fantasmine, scegliete i chiari; se non siete né chiare né scure, scegliete il medio; se vi piace l'effetto bronzo, siete più mediterranee, lo scuro. Quindi diventa facile in queste tre tonalità sicuramente non sbagliare. Magari non sarà alla perfezione, ma vedrete che asciugandosi in un minuto si adatta al sottotono della pelle. Vi saluto dicendo che Alessandra da Livorno dice: Paolo, svelaci tu quali sono i segreti per mettere l'eyeliner. Ve l'ho detto, il concetto è l'inkliner, un applicatore più facile che rende più comoda proprio questa, che è una zona importantissima, perché soprattutto per chi si trucca poco, e l'80% delle donne si truccano veramente pochissimo, è la linea della palpebra, è quella che dà profondità alle ciglia, un pochino di mascara, un pochino di eyeliner, cambiate immediatamente aspetto. Vi ringrazio per essere stati con noi, se avete domande e curiosità sul mondo del beauty scrivetemi, e un bacione. Ciao, un saluto agli amici di Milano Fashion Lovers, Sofia ed Anthony siete fantastici, ciao! Ciao ragazzi, sono Monica, 25 anni, Torre Bollone. Ciao ragazzi, sono Linda di San Giovanni Bianco, 26 anni. Volevo fare un grandissimo saluto a tutti gli amici di Milano Fashion Lovers. Ciao ragazzi, un bacione!